Vittoria meritata e di cuore per la Nocerina, che allo stadio Pasquale Novi di Angri piega per 2-0 il Roccella. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, i rossoneri passano prima con un Eurogol di Orlando e poi chiudono i conti all'89esimo con Francesco De Feo. I tre punti conquistati contro i calabresi sanno più che mai di salvezza per gli uomini di Gerardo Viscido, che salgono a 36 punti in classifica. Sul sintetico di Angri, la Nocerina si schiera con il solito 3-5-2. Tra le novità di formazione la più importante riguarda il rientro dal primo minuto di Kevin Giorgio, che prende il posto dell'infortunato Simonetti. Chance dall'inizio anche per Vatiero. Stesso modulo per il Roccella di Mister Passiatore. Pronti via e la Nocerina si rende pericolosa con un destro dal limite di Cardone, che termina alto. Il Roccella prova a rispondere lottando su ogni pallone, difendendosi con discreto ordine. Al 31esimo i padroni di casa sfiorano il vantaggio, prima con un colpo di testa di Caso alto di pochissimo, e poi con un tiro da distanza ravvicinata respinto dal portiere di Giorgio, innescato alla perfezione da Orlando. La Nocerina non demorde e continua a premere, fino alla fine di un primo tempo molto combattuto. Il secondo tempo inizia con il Roccella molto più determinato. Al decimo Messina si invola verso l'area, incrocia col destro e colpisce il palo. Adusa prova a ribattere in rete la palla vagante, ma un difensore molosso devia il tiro in corner. Tuttavia la Nocerina non si lascia intimorire e continua a imporre il proprio gioco. I molossi vengono premiati con il gol al 72esimo, quando, imbeccato in maniera splendida nella scucchiaiata di Cardone, Fabio Orlando lascia partire un sinistro al giro dal limite che va a morire sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio libera psicologicamente la Nocerina, che aumenta i giri del motore fino a trovare il raddoppio. All'89esimo uno scatenato Cardone penetra in area di rigore, mette in mezzo e dopo un batti e ribatti Francesco De Feo si avventa sul pallone e lo spinge in rete. Il primo gol stagionale del centrocampista under molosso è il colpo del KO per il Roccella e un'ulteriore iniezione di entusiasmo alla Nocerina, che ottiene 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Per la quota 40 infatti mancano solo 4 punti.